Oggi per il venerdì del sindaco ci troviamo a Tavagnasco, un comune di circa 800 abitanti sulla destra orografica della Dora Baltea e a pochi chilometri da Ivrea e ancor meno dalla Val d'Aosta. Abbiamo chiesto al sindaco di raccontarci le caratteristiche di questo comune. Siamo nella sala consiliare del comune di Tavagnasco, un comune nato nel 1291, esattamente il 25 febbraio. Siamo in questa sala dove è riprodotta la cartina del 1777 che racchiude tutto il nostro territorio, sia quello montano, quello fluviale e quello propriamente di villaggio. Siamo su una piazza molto particolare in cui il municipio si confronta direttamente con la chiesa parrocchiale e con la confraternita del Gesù, che sono i tre gioielli del nostro comune. Il comune di Tavagnasco ha tutta una serie di passeggiate sul lungo il fiume e stiamo recuperando oltre 5 ettari da dedicare a parco fluviale dove cominciano a essere stanziati degli uccelli acquatici e con delle nidificazioni importanti. Abbiamo logicamente, come tutti i comuni, delle chiese campestri. Abbiamo una frazione estiva del comune, ma erano soprattutto gli alpeggi che venivano sfruttati nei tempi, quindi rappresentano la nostra storia, e il comune è proprietario del 62% del proprio territorio, quindi un territorio importante che esige e pretende delle manutenzioni per evitare le calamità naturali. Una peculiarità che abbiamo, gli alpeggi comunali sono tutti recintati con legno e ferro per la difesa contro gli ungulati. Siamo un comune fiorito dal 2011, abbiamo la peculiarità di poter dire che siamo un comune con una certificazione a quattro fiori del concorso nazionale Aspofon. A Tavagnasco, nella piazza principale, si può trovare la bellissima frase di Cesare Pavese, che anche lì racchiude tutta la nostra storia di villaggio, come ho detto prima, un villaggio che va al passo coi tempi. Abbiamo un bellissimo pantrac di nuova costruzione, abbiamo il festival storico del Tavagnasco Rock, che è stato uno tra i primi a ideare una sorta di festival fatto in quel modo, è stato poi copiato in ogni dove. E poi abbiamo due o tre peculiarità. Produciamo sul nostro territorio oltre 62 milioni di kilowatt di energia rinnovabile da due centrali idroelettriche, tutte e due private, che sfruttano l'acqua della Dora Baltea, quindi versando anche dei consistenti sovracanoni di cui il comune ne beneficia. Siamo produttori di legname, ogni anno vengono venduti circa 20.000 euro di legna da ardere oppure da lavoro. Abbiamo dei bellissimi larici che sono molto ricercati. E poi un'altra cosa, già del 2010 siamo stati tra i primi comuni in Italia ad avere tutta l'illuminazione pubblica a LED, con un risparmio allora del 44%, e adesso quest'anno finalmente metteremo i corpi illuminanti di nuova generazione che ci consentiranno di essere il primo comune in Italia ad effettuare questo intervento, ma soprattutto un ulteriore risparmio del 12%. Quindi ci teniamo proprio e riteniamo che essere un comune virtuoso dal punto di vista ambientale sia molto importante. Infatti abbiamo deciso che sul nostro comune non vengano più utilizzati diserbi chimici, ma solo più diserbi a vapore, proprio per incentivare anche tutti i cittadini che collaborano tantissimo con i vari comitati ad avere un bel paese accogliente e sempre al passo coi tempi. Thank you.